Sono scatenato, raga, sono scatenato. Perché se è pur vero che dobbiamo archiviare quello che riguarda il derby, perché poi bisogna guardare avanti, il campionato è ancora lungo e c'è la Champions, però ci sono ancora delle cose. C'è soprattutto una cosa che mi fa davvero incazzare. Ma prima voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in live. Eravamo in tantissimi, sono stato bullizzato dal dissidente nerazzurro, ma come è giusto che sia, quando si perde, si sta in silenzio, si subisce, perché se vinceva il Milan, io avrei fatto 40 video, sfottò, 40, e invece è andata male. Iscrizione al canale, pollice in su al benzinero, invito tutti, chi volesse, a entrare nel gruppo WhatsApp mio e di Sev Sport, ci troverete tutte e due. Basta mandarmi il numero su Instagram in privato o per mail, che la trovate, la mia mail in descrizione, nel link in descrizione. Raga, voglio iniziare il video innanzitutto rispondendo a un mio utente che ieri mi ha scritto una cosa che davvero non mi è piaciuta. Io rispetto comunque le opinioni di tutti, però scrivermi: io spero che il Milan perda così cazzano Pioli. Raga, lo sapete, per me Pioli è un minchione, però il Milan viene sopra di tutto. Io quello che voglio portare sul canale è sempre questa cosa qua. Io tifo Milan, non tifo né Cardinale né Red Bull né Mister Pioli, io tifo il Milan. Quindi lo voglio vedere sempre vincere, e anche se c'è qualcuno che mi può stare sul cazzo, non me ne frega un cazzo, deve vincere il Milan, deve vincere tutti a costo di tenermi Pioli. Però le deve vincere tutte, perché per me conta solo il Milan. Quindi sentirmi dire spero che vinca, che perda il Milan così va via Pioli, sbagliatissimo. Speriamo tutti che le vinciamo tutte, noi tifiamo il Milan e il Milan deve vincere, punto. Poi possiamo discutere, io lo insulto pesantemente Pioli quando fa delle cazzate e quando fa bene gli faccio i complimenti. Questo è stato il mio credo. Perché se un allenatore fa bene io gli dico bravo, ma se è un minchione, se è un cazzone, come è stato nel derby, gli dico che è un cazzone, punto. Detto questo, parlando di cazzoni, io ancora oggi mi domando perché Krunic 4 partite, 90 minuti giocati, me lo domando ancora, e dopo parliamo di Milan-Newcastle, perché sono stati cambiati gente tipo Pulisic, che ha vinto una Champions, Loftus-Cheek, che ha vinto un'Europa League, è stato cambiato Leao, che è il nostro campione, Giroud, che ha vinto un Mondiale, Krunic le ha giocate tutte, perché tu mi vuoi fare impazzire, perché tu mi vuoi fare incazzare, Pioli. Krunic, sei perno di una squadra, l'insostituibile di una squadra, deve essere... Krunic, sei un mediocre del cazzo, lasciatelo dire. Una squadra che il perno è Krunic, è una squadra mediocre. Raga, come cazzo si fa? Mai è stato cambiato, neanche per un secondo. Mai a dire proviamo a mettere Reinders e Musà. È una mezzala Reinders, ma non può fare più cagare di Krunic, che ha fatto stracagare nel derby. Abbiamo fatto cagare tutti, eh. Non sto dando la colpa a Krunic per il derby, abbiamo fatto cagare tutti. Però lui ha fatto stracagare. E poi io non posso credere che in questo Milan l'unico insostituibile sia Krunic, perché sennò siamo nella merda. È che abbiamo un allenatore che è innamorato di Krunic e non lo sostituirà mai, perché anche oggi nel turnover folle, folle, perché ci sono delle cose che poi ne parliamo dopo, folli, Krunic è ancora lì al suo posto titolare e non esiste, raga, non esiste, o almeno per me non esiste, ditemelo voi nel commento se esiste. Comunque il campionato è finito così, il Milan è terzo in classifica, alla fine ha 3 punti dall'Inter. Ovviamente dobbiamo vincere la prossima col Verona e fare una serie di vittorie, perché poi ci aspetta la Lazio, ci aspetta il Napoli, la Juve, e non sarà facile. Quindi vincere, vincere come dobbiamo fare stasera. Raga, ieri si è ridimensionato Pioli, ma ve lo dico io, si è ridimensionato perché l'hanno fatto ridimensionare, non è una cosa che è uscita dalla farina del suo sacco.
Quando sono intervenuti nello spogliatoio i nostri dirigenti, l'avranno massacrato anche lui. Sicuramente gli avranno detto: ma che cazzo dici? Il rapporto con i tifosi è importante, tu sei un cazzone, e quindi l'avranno ridimensionato. E lui si è ridimensionato quando è andato a parlare. Far arrivare Ibrahimovic, l'ho detto ieri in live, è come dire che non siamo capaci di gestire un gruppo, speriamo che Ibrahimovic riesca a caricarli, quindi non è un bel segnale che dai. Se invece chiami Ibra per all'inizio campionato era un altro discorso. Detto questo, Newcastle, Milan-Newcastle, partita fondamentale. E già vedo una cosa che mi fa incazzare, posso incazzarmi. Turnover, giustissimo, Chukwueze per Pulisic perché l'ho visto stanco. È arrivato dall'America, io sarei partito col derby con Chukwueze, però col senno di poi è facile parlare. Però Pulisic l'ho visto stanco, Chukwueze carico come una molla, va benissimo. Quello che non va bene è vedere Pubiga al posto di Reinders e vedere che riposa Reinders, che è forte, e vedere giocare ancora dal primo minuto Krunic, che è una cosa che non la posso più digerire, come non riesco più a digerire quel cazzo di allenatore. Perché partita importante, mi trovo con un centrocampo Pubiga, Krunic e Loftus-Cheek, e pregare il padre eterno che Loftus-Cheek riesce a fare girare tutte e due. Capite che sono preoccupato? Poi si vince, siamo tutti contenti, ma di partenza capite che sono preoccupato. Di punta mi trovo ancora Giroud, che sicuramente quest'anno andrà ancora in doppia cifra, ma vogliamo dargli fiducia a Okafor o a Jovic, a un nostro giovane? Vogliamo dargli fiducia o dobbiamo ancora giocare con un vecchio lì davanti? Giroud è un giocatore che deve fare gli ultimi 25 minuti, 30, ma non può ancora essere a 30.000 anni un titolare del Milan. A me sono quelle cose che dico: ti hanno fatto la rosa quest'anno, ma sfruttala! Io sono fiducioso di questa rosa, perché per me il Milan è forte, con delle lacune. Come vi ho detto a inizio anno, non è la favorita del campionato. Difficilmente senza una punta forte giovane, un centrocampista centrale e un difensore forte vinci il campionato, ma se la può giocare. Ma se te continui a fare queste scelte scellerate, io davvero non riesco a capire. Quindi il Milan stasera, in una partita fondamentale, dove sicuramente anche per il Newcastle è una partita che vorranno vincere, dove vedremo il nostro Sandrino Tronali e ci verranno le lacrime agli occhi, perché Sandrino rincarna l'essere milanista, giocheremo con così, con Magic Mike, Theo Hernandez, Chav, Tomori. Figa, siamo arrivati a rimpiangere Tomori, Tomuro, grande, Calabria, e poi anche lì spero che un giorno ci giocherà Kalulu lì sulla destra, perché Calabria, cuore rossonero, fede milanista, si sbatte, però mediocre. Giocheranno Loftus-Cheek, Krunic e Pubega, Chukwueze, Leao, Giroud. Raga, è fondamentale partire bene, fondamentale, perché sennò poi sei già costretto a vincere con squadre come PSG e Borussia Dortmund. Fondamentale. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani.